Cioè, ho trovato delle maestranze molto valide, molto molto valide, che anche questa è una cosa non facile da trovare, perché questo settore sta soffrendo la manodopera specializzata. Qui non hai bisogno di manovalanza. La grossa azienda, il prodotto industrializzato, tu puoi trovare chiunque. Nel nostro settore non puoi. Fare questo lavoro vuol dire intendere di armi, saper sparare, perché altrimenti non lo capisci. Devi saper fresare, saldare, limare, scalpellare, usare i cacciaviti. Gli stessi attrezzi in questo lavoro te li devi costruire da solo, non esistono. Quindi qui ci vuole tanta esperienza. So we started coming here 2 years ago and seeing the love and passion of just the workers and the families, but how they collaborate and work together during the day, during the weekend, doing huge Sunday Italian lunches all together. It's, you're not going to find that anywhere else in a big factory in the States. It's just going to be, it's one of a kind of feeling that you get when you come here and you're able to witness all the passion and the care and quality that they put into each thing that they do, whether it's in the office, whether it's with the family, the workers, you just get that sense of love, passion, and just they're so happy doing what they do. È stato un colpo di fulmine, ero talmente giovane, lui aveva 7 anni in più di me. So che lui ha finito la scuola dell'obbligo, appunto perché era appassionato di armi, ha fatto una scuola professionale che lo portava a perfezionarsi in questo settore. Poi lui all'inizio si era specializzato come calcista. Poi mano a mano la passione andava avanti, ha voluto approfondire bene proprio dall'inizio alla fine lo svolgimento delle armi e nel 1957 ha fondato la RFM Armi. Che mio papà era già nel settore delle armi, faceva già le armi, ecco. E dopo ci siamo sposati nel 61 e lì siamo sempre andati avanti noi due. È bello lavorare assieme, ma è anche dura, perché certe volte ci sono delle divergenze che lui magari la vede in una maniera e io l'altra, però siamo andati avanti quasi 50 anni assieme, perciò. Ma io ti dirò che sono sempre stata proprio al suo fianco, ho iniziato a lavorare con lui e fino alla fine con lui. Per me avere anche le 3 figlie è stato un gran dono. La mancanza penso sempre, viene la rassegnazione, ma poi ovviamente la mancanza penso si sente sempre.
All'inizio non pensavo, ho fatto altri studi, però dopo appunto piano piano ho sempre apprezzato molto di più tutte le persone che ho incontrato in questo percorso e quindi ho deciso di fare questo. Per me è venuta una cosa naturale, spontanea, perché fa parte di me da quando sono nata. Non è stato semplice perché all'inizio non capivo bene i sacrifici che si facevano, non capivo perché papà dedicasse così tante ore al suo lavoro, non capivo perché mamma era assente tante volte, non capivo perché eravamo noi in azienda al posto di essere loro a casa. Adesso che mi hanno passato, non un lavoro come ripeto, ma mi hanno passato una tradizione, una passione, un amore, e lo capisco. Capisco perché quando entri e qua ti innamori. E vuoi che il tuo cliente finale sia contento e allora ogni stanchezza, ogni problema sparisce quando tu senti il cliente soddisfatto e allora si lavora proprio per arrivare a questo punto. Dunque tutti i percorsi, tutte le sofferenze vengono dimenticate in un attimo. Dunque la tradizione che ha lasciato mio papà adesso la comprendo appieno, la sua passione, la sua tradizione adesso per me è la quotidianità. Quindi è stato un mix sia di sfida che di cercare proprio di ricreare una cosa che è stata creata all'inizio con amore, è stata rinnovata con amore e io spero che possa essere contento. L'impegno ce lo mettiamo. E ci sono tanti ricordi di papà, ci sono tante piccole aneddoti che sarebbe impossibile elencarli tutti. Però la cosa più grossa che papà ci ha trasmesso è la semplicità, e amare le cose piccole e non fare delle persone un numero, ma considerarle singolarmente e apprezzare tutto quello che loro possono darti. Sono nato pronto e ho iniziato fin da piccolo ad andare a caccia con mio papà. Penso un po' come tutti, il nonno e il papà erano una tradizione qua in Italia e sono loro di solito che ti trasmettono la passione per le armi. E mio padre è nato nelle armi, è sempre andato nelle armi e da lì poi io ho iniziato a lavorarci assieme. Quindi questa era una piccola sintesi di come ho iniziato con le armi. Sono passati 43 anni e sono ancora qua. E sempre qualcosa di nuovo. Qui non fai mai lo stesso lavoro. Cioè, qui puoi inventare un prodotto. Cioè, la linea nuova dell'RFM l'ho creata tutta io da niente. La disegni, la fai, la porti in officina con i ragazzi e poi la sviluppi. Seguo dalla progettazione al collaudo finale, quindi questa è tanta roba. Nessun altro lavoro ti può permettere di fare una cosa del genere. Beh, è una cosa magnifica, cioè, ma non solo per me, cioè, a me piace tanto, ma a me piace molto, però piace molto anche la gente con cui lavoriamo, perché voi avete visto in questi giorni, questa non è una ditta, questa è una famiglia. Cioè noi ci riteniamo un'impresa familiare, la nostra denominazione è impresa familiare, questo non è una ditta, un'officina. This is my personal guns made by my nonno, my granddad, when I was 10 years old. And this is very special for me because is a memory of him, and he made me a 32 gauge,
is an insolite gauge, and is for this that is very important and special. Insieme, pensa che quando io andavo a scuola, quando c'era il nonno al mattino, io passavo e lui mi dava sempre 3 caramelle. Quando andavo a scuola e quando è mancato, io comunque passavo a salutare, ma non era la stessa cosa. Era, diciamo che mio nonno era ingombrante, però lui c'era sempre. Io arrivavo a casa da scuola, correvo di là, e quando lui è venuto a mancare per me è stato... è mancato, diciamo, un pilastro. Io sono cresciuta con i nonni. Mi rendo orgogliosa perché comunque è una cosa che è stata creata tanti anni fa dal mio nonno, e poter portare avanti qualcosa che ha fatto lui mi fa piacere, continuata da mio papà, e spero di esserne un domani, spero di poter essere all'altezza di questo. Esatto, esatto, mi piacerebbe prendere, accorpare nonno e papà e cercare di fare del mio meglio. Dunque sono stata fortunata, ho conosciuto un passato con mio papà che non cambierei per nulla al mondo, e sto conoscendo un presente che mi ha soddisfatto, e spero un domani di avere un futuro magari con mia figlia che sarà altrettanto. This is in their blood, it's in their nature, it's in their soul, it's, they were born to do this, and none of them could see them doing anything different. They all live and breathe this company, the guns, the quality, the craftsmanship.